Buongiorno a tutti e benvenuti a Body Health Lifestyles, la prima rubrica creata da Calcio Femminile Italiano in collaborazione con le personal trainer per sostenere questo meraviglioso sport, il calcio femminile. Mi presento, sono Samantha Pasini, personal trainer laureata in scienze motorie. Da molti anni mi occupo del fitness a livello di gruppo ma anche individuale. Tengo corsi di fitness musicale e creo programmi di allenamento specializzati per la donna, per il dimagrimento e il rimodellamento della figura femminile. Lavoro sia dal vivo che online, mi potete trovare sul mio sito www.samantapasini.com o anche sui social Instagram, Facebook e YouTube. Con questo video vi voglio parlare oggi di prevenzione primaria per quello che riguarda i possibili infortuni alla quale si può andare incontro durante una carriera sportiva, come per esempio la carriera calcistica. Nel calcio è altissima la probabilità di infortunarsi, specialmente per quello che riguarda l'articolazione del ginocchio, la caviglia, il malleolo. Perché sono sicuramente quelle articolazioni maggiormente esposte a traumi. Quindi, come possiamo proteggere le nostre articolazioni partendo proprio dall'esercizio fisico, quindi cercando di prevenire attraverso un buon allenamento i possibili infortuni che si possono incontrare durante l'attività sportiva. È molto importante sentire le nostre articolazioni stabili e come possiamo operare affinché l'articolazione sia quanto più stabile possibile. Proprio sulla impalcatura che la sostiene. Prendiamo ad esempio il ginocchio, che è l'articolazione che prendo di mira oggi. È sostenuta da una serie di gruppi muscolari molto importanti che sono i muscoli della coscia ma anche i muscoli della gamba e non solo è sostenuta dai gruppi muscolari ma è sostenuta anche da una serie di legamenti e i tendini che fanno parte dei suddetti muscoli e quindi è una struttura molto particolare e molto complessa e attraverso l'esercizio fisico si può andare a rinforzare, tonificare proprio quei gruppi muscolari che la sorreggono. La gamma degli esercizi che si possono fare è veramente varia. Ma oggi mi voglio concentrare sul muscolo della coscia anteriore, il quadricipite, che poi in realtà non è un muscolo, ma sono proprio, lo dice la parola stessa, quadricipite, è un gruppo muscolare che abbraccia tutta la parte anteriore della coscia ed è importantissimo averlo allenato e potenziato per la stabilità del ginocchio. Ripeto, non è l'unico gruppo muscolare che interessa l'articolazione, gli esercizi quindi sono tanti che si possono fare, ma oggi ve ne farò vedere uno che può essere utilizzato dagli allenatori per i propri atleti, può essere utilizzato anche come esercizio di riabilitazione a seguito di un trauma al ginocchio e ci servirà una palla svizzera. Si può fare anche senza, ma scelgo di utilizzare la palla per creare una situazione di instabilità per andare a stimolare anche la nostra parte propriocettiva. Seguitemi che andiamo a vedere di cosa si tratta. Posizioniamo la palla dietro la schiena, scendiamo giù fino a portare le anche in linea con le ginocchia, i piedi sono ben posizionati sul pavimento e mantengono la larghezza delle anche. Tengo bene l'addome in dentro, le braccia possono cambiare posizione, le posso portare avanti, al petto incrociate. Mantenere la posizione immobile per un minuto, recuperare qualche secondo e ripetere l'esercizio per altre due volte.
In conclusione, ci tengo a sottolineare che non è importante fare solamente bene un esercizio e in maniera concentrata, ma è molto molto importante fare un buonissimo riscaldamento prima di qualsiasi attività, perché il riscaldamento è uno degli aspetti più importanti della prevenzione primaria da infortunio. Quindi il mio consiglio è quello di scaldarvi sempre molto molto bene. Seguite il canale YouTube Il Calcio Femminile Italiano, vi aspetto al prossimo video e intanto vi ringrazio per avermi seguito. Ciao!